Signore, adesso è l'ora
nostre e tanto amato, il figlio della rabbia sei, Francesco, di nostra gente tu, il figlio illustre e tanto amato. Quest'anno i 50 anni di un canto, Luce della Calabria, e in realtà Papa Giovanni XXIII, nel proclamare San Francesco di Paola patrono della Calabria, ha esordito proprio con queste parole: Lumen Calabriae, Luce della Calabria, rifacendosi ai suoi predecessori Alessandro VI e Giulio II, che anche loro avevano proclamato San Francesco di Paola come luce della Chiesa. La maledetta droga che ha rovinato le famiglie, ha rovinato la gioventù, ha creato la ricchezza in tanti senza scrupolo e senza coscienza, ma che hanno fatto versare, stanno facendo versare fiumi di lacrime a tante famiglie. La fragilità del vincolo matrimoniale, per cui matrimoni che sembravano essere partiti con tanta forza e tanto entusiasmo, nel giro di poco tempo falliscono, svaniscono. Perché? Inseguendo quel principio consumistico che non mette, non crea la gerarchia nei valori, perché se all'interno della famiglia noi mettiamo un certo benessere, un certo egoismo che all'interno della vita di coppia è cercato, senza badare al benessere e al bene degli altri, è chiaro che si crea la fragilità e i matrimoni falliscono come la nebbia al sole. Vescovina alle 5. E nell'incontro che abbiamo avuto, qualche sindaco della Locride notava, oggi si parla di recessione in Italia, ma in Calabria siamo in uno stato di eterna recessione. Onorevole Moro, io ero studente di liceo in piazza, in una campagna elettorale, siamo nel 1962, il prossimo governo metterà al primo posto la questione meridionale. Vicari, sono passati 50 anni, sapete cosa abbiamo ottenuto? Che oggi al nord dicono questione meridionale, ma noi abbiamo una questione settentrionale, non abbiamo possibilità di discutere e di parlare della questione meridionale, e noi come Calabria precipitiamo sempre più nell'abbandono, che questa crisi economica sta aumentando. A lunga percorrenza siamo scesi sui binari, sindaci e vescovi, e abbiamo chiesto sui binari, i sindaci della Locride e io, il vescovo, per dire: ma chi si è preoccupato di noi? La Locride, la Calabria non fa notizia, perché non ostacoliamo, non incidiamo con le nostre proteste su quello che è il progresso e l'impianto economico. Che San Francesco dall'alto di quella porta benedirà sempre la nostra città e darà a noi tutti la speranza, a noi e a tutti i calabresi, la speranza di vivere sempre
nell'amore di Dio, nel timore di Dio e nella serenità tra noi. Viva San Francesco! Per la pace è capace veramente di donarsi e di mettere a primo posto quelli che sono i diritti dell'uomo. Lo ringrazio ovviamente perché aveva tanti impegni, ma per Paolo ha voluto fare questo sacrificio. Ovviamente un ringraziamento pure a Monsignor Mozzini. Dalla voce vi siete resi conto che è stata una giornata piena. Quando è arrivata la notizia che a Locri arrivava il ministro degli interni abbiamo dubitato, però San Francesco ci ha fatto la grazia di averlo qui e noi lo vogliamo ringraziare perché veramente ci ha arricchito con questa parola in questo giorno per noi così importante, in questo 50° del patronato di San Francesco. Lo dico anche per ringraziare il padre generale della sua presenza, il signor sindaco, il presidente del consiglio, il rappresentante della provincia, i capitani e tutti voi che questa sera coralmente abbiamo vissuto questo momento in cui, ricordando San Francesco protettore della gente di mare, ci siamo affidati veramente nuovamente a lui perché questo manto ci copra e ci aiuti anche a noi ad attraversare il mare di questo tempo. E la benedizione di Dio onnipotente, Figlio e Spirito Santo, discenda su tutti voi e vi conceda sempre la sua pace. Amen.